Uè, Wagyu, correte subito a casa. Tommasi sta avendo ancora le crisi epilettiche. Troppo bello, mando una foto a mamma che ci fa un quadretto in sala. Mantella. Mantella. Vincere, ridaglie. Sbrigati a venire, che è la volta buona che si vince al lotto. Verrà un giorno distante pochi lustri, un 10, un essere troppo grande per essere uomo, troppo virtuoso per ogni velleità. Uè, more boh, vediamo al dunque, il capello ci fa un culo tanto se facciamo tardi. Tu lo invidierai, bramerai ciò che lui sarà, perché sarà ciò che tu non sei mai stato, lo ostacolerai, ma bada bene. Verrà il giorno in cui non potrai fare a meno di lui. E poi... Oh, Tommà, te porto un po' di acqua? Tommà, ripigliati su, e il mister ci fa il culo se continui. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Ed eccolo là il pesce lesso. Fermo, davanti alla panchina, prigioniero del suo stupido orgoglio. Cosa credi? Che sia una partita come un'altra? Che la stagione si salvi da sola? Che bastino la versione colombiana di Maccarone e un italo peruviano, coi piedi montati al contrario, per battere il Bologna più forte del secolo? Che un leggendario stratega come Torosidis da Itaca si risparmi per salvarti il deretano? Che un ex dal dente avvelenato, come Mattia Destro, si scordi di essere uno dei 5 attaccanti più forti in Europa? O forse speri nella fortuna? Vincenzo, lascia che te lo dica, sei schiavo di te stesso e delle tue errate convinzioni. Guarda lo sguardo dei tuoi giocatori, nervosamente puntato verso la panchina. Hanno bisogno di lui. Hanno bisogno di un leader. Vuoi esserlo tu? È così, mi dispiace per te, ma non lo stai dimostrando. Allora, non potei che pensare ciò, si stava volontariamente andando incontro ad un dirrupo, le voci dei giocatori erano chiare, ed arrivavano sino agli spalti. Dalla retroguardia, con l'ingenuo, dolce e giovane Donnarumma che implorava, maestro Onda, la prego, solo lei può salvarci. Passando dal centrocampo, con il fido e inimitabile, Riccardo Dos Santos Mirales Montolivo, che proferiva, io da solo non sono sufficiente, o mio fido compagno, raggiungici e donaci la forza che ci manca. Arrivando all'attacco, dove l'isterico Baccarone, pregava, magico Keisuke, la prego, faccia che mia moglie cucini piselli per stasera. L'unione di tutte queste volontà gravavano sempre più sulle spalle del rancoroso Montella, che però, non demordeva, continuava ad illudersi, a pensare che tutto fosse sotto controllo, ma così non era. Il Bologna avanzava sempre di più, diventava sempre più grande, gigante, immenso. Vincenzo iniziò a sudare. Si dice che alcune persone, un attimo prima di spegnersi, abbiano la visione della propria morte. Negli occhi di Montella, magari fu un caso, chissà, in quegli attimi passò un fulgorante destro dai 30 metri, di un granitico Taider, uno scavetto beffardo con tanto di esultanza polemica, di Mattia Destro, la sua carriera da allenatore che si spegneva, come una fiammella in balia del vento. Un indicibile stress psichico, che era sul punto di ambientarlo, era ormai finito, stretto nella morsa delle più oscure tenebre. Ma c'è solo una cosa che può distruggere quelle tenebre, è una luce inesauribile, è pura energia luminosa, è una bagliante stella che vive di forza propria. È il dio del calcio, l'immenso Onda, il motivo stesso della nostra esistenza, che con magnanima bontà dona salvezza al burbero allenatore del Milan, che finalmente si svegliò, capì la sua inettitudine, comprese quanto aveva tolto, non al Milan, non a noi tifosi, bensì al calcio mondiale, per sue, personalissime, colpe. Chinò il capo, pauroso di incrociare lo sguardo del glorioso giocatore giapponese, e con voce tremante disse, vai, il campo è casa tua. È il minuto 13 del secondo tempo. Gli spalti contemplano la gloria del calciatore definitivo, un'area trascendentale, abbraccia il campo da gioco. Lo show ha il suo inizio.
Ma, attenzione, dopo poco la sua entrata, il grande Onda nota un povero e incosciente balordo che lo provoca dicendo: a me mi piace il guai che più forzuto di te, ah. Che sia di lezione a tutti, che fine fanno i vermi blasfemi dinanzi al dio del calcio. Ormai in campo, tutto è mutato, la forza divina avvolge tutti i giocatori con la casacca rossonera, la forza, quella pura, porta ognuno di loro ben al di là di quanto possono, Torosidis è uscito fuori di senno, non regge la potenza degli dèi, e tutto porta ad una fantastica azione che porta Montolivo ad imbucare, con una magica parabola, lo scattante dello fu. E gol. Il pubblico è in festa, esaltato da un clima raro e piacevole, ma colui che tutto può, decide che non è ancora abbastanza, che i giochi vanno decisi, che è lui che deve deciderli, che il suo tempo con quella maglia, sta per scadere, e tutti devono assaporar negli ultimi istanti. Punizione dal limite, gli occhi dei tifosi già brillano, il portiere avversario coi sudori freddi, Montella in panchina che urla dentro di sé, perdonami. Perdonami. Ma non è tempo per le parole, anche perché non ne esistono, per descrivere questo momento di beatitudine. Ti ringraziamo Maestro Onda, sei stato per noi un punto di riferimento, una guida spirituale, un maestro di vita. Grazie. Pensate che c'è anche tempo per far segnare l'Italo Peruviano coi piedi montati storti, ma cosa che è ancora più rilevante, sarà il match della settimana dopo, dove il grande Onda saluta, ormai inesorabilmente, il calcio italiano, indossando quella meritata fascia che è tardata ad arrivare, simbolo di un Montella pentito e che non si dà pace. Gli sportivi meno conosciuti gli rendono omaggio, i tifosi non hanno la forza di trattenere le lacrime, i compagni hanno uno sguardo deciso, da domani, senza il maestro a salvarli, sarà più dura. I nostri cuori, ahimè, sono contratti dal dolore della separazione, ma non possono che trovare sollievo all'idea che il viaggio del grande Onda continua. Non qui, non vicino a noi, ma avrà la sua gloriosa prosecuzione e chi ti ama continuerà a seguirti. Grazie di nuovo maestro, grazie magico Onda.